Nel giorno della festa della liberazione, a Giulianova, la CISL di Teramo deposto dei fiori ai piedi del monumento ai caduti durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale, sito in lungomare Zara, e lanciato dei fiori dal porto, questo per rendere omaggio a tutti coloro che sono morti per la difesa della libertà e ai tanti bambini, donne e uomini che hanno perso la vita lasciando i propri paesi di origine alla ricerca della libertà. Abbiamo pensato fosse doveroso festeggiare al meglio la ricorrenza dell'anniversario della liberazione, dedicando questa giornata intanto a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà che ci consente oggi di parlare di democrazia e di eguaglianza. E nello stesso tempo abbiamo ritenuto opportuno, con questo lancio di fiori, rivolgere un pensiero ai tanti bambini, alle tante donne, ai tanti uomini che purtroppo fuggono dai loro paesi alla ricerca della libertà. Per cui abbiamo pensato che il miglior modo per festeggiare questo 25 aprile fosse appunto dedicarlo alle vittime di allora e alle vittime di oggi. Accogliendo l'appello di Papa Francesco a perseverare nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, la CISL di Teramo nelle celebrazioni di oggi ha ricordato la necessità di essere sempre più schierati per la pace. E quindi l'altro significato che per noi è fondamentale di questo anniversario è quello di ricordare che appunto ci sono diverse decine di paesi al mondo dove ancora si combatte, dove ancora c'è chi viene privato della libertà, e questa quella che è la storia dell'Italia, quella che è la storia del mondo, è sicuramente un aspetto più che raccapricciante.